Onorevole Molinari, ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, la speranza era che il dibattito su un tema così rilevante come quello dell'autonomia potesse farci mettere da parte quella triste abitudine che purtroppo contraddistingue lo scontro politico nel nostro Paese da troppo tempo, cioè quello di preferire al merito delle questioni l'ideologia, la banalizzazione, con la speranza di poter raccogliere facile consenso semplificando questioni molto complesse. Purtroppo siamo rimasti delusi, abbiamo assistito a 2 settimane di dibattito in cui ci sono stati insulti, tentativi di impedire alla Camera di approvare questo provvedimento, rallentamenti continui, ma la cosa non ci sorprende più di tanto, perché vedete, questo atteggiamento si inserisce in una lunga tradizione che tocca la storia del nostro Paese, che ha sempre visto il centralismo porre fortissima resistenza alle istanze di cambiamento, alle istanze autonomiste. E in questo caso abbiamo visto una resistenza talmente forte che ha portato dai banchi dell'opposizione, dai banchi del centro-sinistra, addirittura a rinnegare la storia politica del nostro Paese e anche a dimenticare la cronaca politica recente. Di cosa sto parlando? Vedete, a sentire voi, pare che la questione autonomista in questo Paese sia nata col ministro Calderoli. Beh, cari colleghi, vedete, di forma di Stato, di federalismo o di centralismo, in questo Paese si parla da prima che l'Italia esistesse. Carlo Cattaneo riteneva che l'Italia sarebbe stata uno Stato più forte attraverso un sistema federale che valorizzasse le differenze di Stati preunitari, e invece poi prevalse la linea dei Savoia che per ragioni opposte decisero che era necessario uno Stato centralista molto forte proprio per evitare una possibile disgregazione da queste identità diverse. Ma oltre a ciò, va ricordato che nonostante questo, nello Stato liberale una forma di autonomia ci fu, i liberi comuni, l'elezione dei sindaci, le province. Arrivò poi il ventennio fascista e lì, manu militari, le autonomie nel nostro paese furono soppresse. E io voglio dirlo a quei colleghi che da quei banchi durante la settimana scorsa ci hanno gridato fascisti, e lo voglio ricordare soprattutto a quei colleghi che dovrebbero venire da una tradizione cattolica popolare, la tradizione di Don Luigi Sturzo, che era un meridionale federalista autonomista e che voleva le regioni in quel contesto. Vorrei ricordarvi che gli argomenti che usavano i fascisti veri allora contro l'autonomia sono esattamente gli stessi che avete usato voi in questi 15 giorni. La cultura autonomista, oltre ad essere stata schiacciata in quella fase, fu poi protagonista della fase successiva. Durante la Resistenza abbiamo avuto un manifesto come la Carta di Chivasso, che è stato il punto di riferimento per tutti i partiti e tutte le esperienze autonomiste che sono seguite. E la Carta di Chivasso si basava su un principio fondamentale, che il modo per tenere insieme il Paese era uno Stato federale su base regionale e cantonale che potesse evitare, attraverso la valorizzazione delle differenze, il ritorno alla tanto odiata dittatura. Anche di questo ve ne siete dimenticati. E quella cultura pervase così tanto il nostro Paese che fu protagonista nel dibattito dell'Assemblea Costituente. Perché vedete, se c'era una cosa che accomunava tutte le forze antifasciste chiamate a scrivere la Costituzione e a costruire la Repubblica Italiana, era la ferma volontà di un taglio netto col passato, un passato che aveva schiacciato l'autonomia e un futuro che doveva valorizzare le autonomie. E quindi nella Costituzione non solo tornano i comuni e le province, ma finalmente si parla anche di regioni. E soprattutto quel dibattito ci porta a quell'articolo 5 della Costituzione che molti di voi hanno citato. Anche qua sempre dimenticandosene un pezzo però, perché l'articolo 5 certamente recita che la Repubblica è una indivisibile, ma ricorda anche che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. E quindi quando voi dite che l'autonomia, le regioni, il federalismo sono contro la Costituzione, o non sapete di cosa parlate o mentite. La resistenza centralista però anche allora fu così forte che prima di vedere le regioni abbiamo dovuto aspettare il 70, sono passati tanti anni, perché come oggi in questo paese c'era una grande resistenza da parte dello Stato centrale verso le autonomie. E dopo l'istituzione della regione, questo testimone della battaglia autonomista e federalista è stata raccolta da un uomo che si chiama Umberto Bossi, che ha fondato un partito che si chiama Lega, mettendo insieme tutti i movimenti autonomisti che erano spontaneamente nati nel paese. Con quale scopo? Con lo scopo di portare avanti quella missione politica, che vi ho citato nelle varie fasi, che era quella di modernizzare l'Italia trasformandola in uno Stato federale. E quell'azione politica della Lega, che qualcuno ha banalizzato, ha ridicolizzato in questo dibattito, fu talmente forte che nel 2001 un governo di sinistra, prima il governo D'Alema e poi il governo Amato,
dovettero approvare una riforma che è la riforma del titolo quinto della Costituzione, riforma che fu poi ratificata da un referendum popolare. E cosa prevedeva questa riforma, che quindi è norma costituzionale dal 2001? Prevedeva una divisione netta delle competenze, cioè prevedeva che la Costituzione stabilisse quali sono le competenze esclusive dello Stato, quali sono le competenze concorrenti, lasciando tutto quello che era inespresso alle autonomie regionali e prevedendo particolari forme di autonomia per le regioni che lo chiedessero su 23 competenze. Cioè la riforma del titolo quinto è esattamente quello di cui voi avete accusato il ministro Calderoli, ma che è in Costituzione da più di 20 anni. Ed è una riforma, badate bene, su cui la Lega si è espressa in modo contrario, perché per noi era troppo poco, perché noi volevamo uno Stato federale, noi ci provammo poi nel 2006 con la devolution e purtroppo gli italiani votarono contro. Ma quella riforma del titolo quinto, su cui oggi voi ci accusate, non è una legge che viene fatta oggi. Oggi si dà attuazione a quella legge. Oggi si dà una procedura parlamentare per ratificare queste intese. E la dimostrazione di ciò è che di queste intese si parlava ben prima del DDL Calderoli. Guardate, era il 31 ottobre del 2006 e Mercedes Bresso nel Consiglio regionale del Piemonte disse che il Piemonte ha ragioni storiche, linguistiche e geografiche tali per chiedere maggiore autonomia secondo quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Come vedete non l'ha inventato Calderoli. E sapete quali materie voleva chiedere Mercedes Bresso del Partito Democratico per il Piemonte? I beni culturali, l'istruzione, l'università e ricerca, le infrastrutture, l'ambiente e come competenza esclusiva, cioè tutte quelle competenze che da 2 settimane ci dite che se date alle regioni distruggeranno il paese. Era il 2006, ma c'è di più. Nel 2017 Roberto Maroni e Luca Zaia indissero dei referendum popolari per suffragare la volontà di autonomia di Lombardia e Veneto. Referendum popolari che ebbero un esito plebiscitario, visto che il sentimento popolare di quelle regioni andava e va nella direzione dell'autonomia. Ma ci fu un presidente di regione che si vantò di aver fatto meglio. Si vantò di aver fatto meglio perché nel 2018, dopo la sottoscrizione di una preintesa fra la sua regione e l'allora governo, si espresse in questo modo: chi parla di spaccatura del paese, almeno prima farebbe bene a leggerla la riforma. 15 competenze sulle 23 possibili e non un euro in più dallo Stato. Sapete chi era? Era il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. E non c'era ancora il DDL Calderoli, cari colleghi. Ma quindi, vedete, non solo la memoria è corta sulla storia, sulla cronaca politica, ma evidentemente è corta anche sul perché c'è il DDL Calderoli, perché io mi ricordo il ministro agli affari regionali Boccia in tempi recenti che spiegava che non si potevano fare le intese tra Stato e Regione come prevede già la Costituzione dal 2001, perché nonostante la Costituzione preveda che le intese vadano ratificate con una legge votata a maggioranza assoluta del Parlamento, era necessario un iter consultivo delle Camere più lungo. Esattamente quello che fa il DDL Calderoli, perché cari colleghi non è Roberto Calderoli che ha deciso che le intese si ratificano con un voto a maggioranza assoluta. Una delle grandi critiche che avete fatto: non si può incidere, non si possono cambiare, lo dice la Costituzione. Se lo vogliamo cambiare dobbiamo fare una legge costituzionale, non dobbiamo fare un'attuazione di una norma costituzionale che già esiste. E soprattutto l'altra remora era quella dei LEP. Il DDL Calderoli prevede che prima di delegare le competenze debbono essere finanziati e stabiliti i LEP, quello che spaventava alcune regioni del sud e quello che spaventava la sinistra. E poi ci siamo anche sentiti dire che per colpa dell'autonomia noi avremo un paese in cui avremo una migrazione sanitaria, avremo cittadini di una parte del paese che non avranno più il diritto alla salute e saranno costretti a emigrare al nord. Abbiamo sentito dire che per colpa dell'autonomia avremo regioni dove non ci saranno i servizi essenziali, non ci saranno gli asili nido. Abbiamo sentito dire che con l'autonomia ci saranno meno infrastrutture al sud che al nord. Bene, cari colleghi, il paese che descrivete è il paese di oggi. Oggi l'Italia è così e l'autonomia non c'è ancora. E allora chi vuole difendere il centralismo difende lo status quo, chi vuole difendere la situazione attuale sta dicendo a quei cittadini meridionali che niente potrà mai cambiare, perché c'è l'interesse che qualche governatore delle regioni possa continuare a spendere senza rispondere di quello che fa e dando sempre la colpa a Roma e accusando sempre qualcun altro. Noi invece vogliamo dire che attraverso l'autonomia anche quelle popolazioni potranno avere l'ambizione, il sogno
e la possibilità di ammodernarsi e di avere servizi all'altezza. E per chiudere, Presidente, quella di oggi è quindi una giornata storica perché arriva al culmine di un lungo percorso politico, per quanto riguarda la Lega 40 anni, per quanto riguarda la storia del Paese molto di più, come ho brevemente cercato di accennare. E per questo è doveroso fare dei ringraziamenti. Prima di tutto voglio ringraziare la Presidente Giorgia Meloni, che ha rispettato l'accordo di maggioranza, visto e considerato che l'autonomia era uno dei pilastri su cui si fonda la coalizione di governo. Voglio ringraziare i colleghi dei partiti alleati del centrodestra per aver sostenuto la riforma. Ovviamente un grazie ai parlamentari della Lega e, permettetelo, un grazie a chi questo percorso l'ha avviato, un grazie a Umberto Bossi, un grazie a Roberto Maroni che non c'è più ma continua a vivere dentro tutti noi e sono certo che quindi oggi sarà felice anche lui. Un grazie a Roberto Calderoli che porta oggi questo provvedimento di legge, ha dedicato la vita ai temi dell'autonomia. Un grazie a Matteo Salvini che è il segretario che oggi ci porta questo risultato, ma soprattutto il più grande grazie va alla comunità militante della Lega a cui oggi possiamo dire ce l'abbiamo fatta. La Lega voterà a favore del provvedimento. Grazie.